E benvenuti luppoli in questo nuovo video. Quest'oggi, come da titolo e da copertina, andremo a fare la tier list di Brawl Stars. Per chi non lo sapesse, andrò a fare una classifica dei brawler più forti e meno forti del gioco. Andy, ma dovrei comprare Leon, dovrei comprare Sandy, dovrei buffare Ambra? Bene, ora avete tutte le risposte del caso. Detto ciò, ogni giorno sono in live, trovate tutti i link in descrizione. E guardate un po', siamo a 81.800 coppe. Certo, droppate di 100, ma le rifaremo. E andiamo alla tier list. Bene, la tier list di molto tempo fa era questa. E diciamo che ci sono davvero molte cose da cambiare, che sono cambiate nel gioco grazie ai bilanciamenti. Iniziamo subito dal tier 0, quindi i brawler più forti del gioco. Bene, ho fatto un po' di pulizia, ho aggiunto il tier 5 e ora possiamo andare. Aggiungo dire che per fare la tier list ho aspettato un po', perché nel mentre ho guardato le scrim, che sarebbero le partite nelle lobby private dei team più forti al mondo, e ho studiato un po' come se la giostrano loro. Iniziamo con Byron nel tier 0. Dopodiché andiamo con Gelindo, l'anti-tank più forte attualmente su Brawl Stars. Andiamo con Frank, il tank più forte attualmente su Brawl Stars. Andiamo con Eugenio, che comunque grazie all'overdrive ha un'ottima stabilità e in più rimane uno dei long range support più forti del gioco, e il suo grab è letteralmente una win condition. E proseguiamo con Meg, che non ha proprio un long range assurdo, ma ormai è più un brawler DPS tank. E attenzione, primo lanciatore tier 0 in questa tier list. Ebbene sì, Willow. Ultimamente sta venendo un sacco giocata, specialmente in modalità come annientamento e ricercati. Perché sì, oltre a tenere comunque gli opponent team molto lontani grazie al suo attacco, grazie alla ulti porta tranquillamente a casa una kill. Ma non è l'unica, perché c'è anche Barry, che è più il lanciatore supporto, mentre Willow è più incentrata sulle kill. Ma Barry, a differenza di Willow, è più giocabile in tutte le modalità di gioco. Ovviamente, come non poter mettere Lily, il brawler di categoria assassino, così categorizzata da Supercell all'interno del gioco, più forte attualmente sul gioco. Letteralmente, una volta che questo brawler si fidda, sono casini per il team nemico. E questi sono i capi indiscussi di Brawl Stars attualmente al tier 0. Ora andiamo al tier 1. Brawler altrettanto molto forti, come potete vedere infatti il tier 1 è molto alto. Diciamo che quando arriveremo nel tier 4 e nel tier 5 ci saranno proprio i peggiori. Beh, che dire, iniziamo con Kit, che ultimamente sto vedendo che viene un sacco giocato, anche perché Cordelius è andato molto off meta, che era il suo main counter. Ovviamente anche Larry e Lowry nel tier 1 rimangono molto stabili. E come new entry troviamo Mandy, attualmente un long range a cui gli hanno buffato i danni e si sentono molto. E gli va a fare compagnia un altro long range come Angelo, che anch'esso è stato nerfato, però comunque rimane molto forte, specialmente nelle mappe in cui il gameplay è lento e non magari veloce con qualche tank e così via. Diciamo che Angelo e Mandy hanno le stesse mappe e modalità di gioco, mappe molto lente e molto aperte. Proseguiamo con Buster, che è un brawler veramente sempre stabile, ormai è in meta credo da più o meno 2 anni. Buster è letteralmente un tank che può essere giocato anche in modalità con mappe aperte, perché sostanzialmente dà stabilità al proprio team, ma si gioca tramite long range. L'unica mappa eccezion fatta, diciamo che c'è anche miniera rocciadura in jam grab, che è un po' chiusa, e lì gioca veramente bene. Ovviamente Stecca, c'è veramente poco da dire, l'overdrive gli ha dato un boost assurdo. Andiamo con Chester, che ora è molto molto più giocabile. Ovviamente Colette, uno dei brawler anti-tank più forti del gioco e essenziale anche in rapina. Tier 1 mettiamo anche Pearl, un brawler anti-tank davvero molto stabile e carino. Grazie al proprio gadget può portare tranquillamente a casa una solida kill anche su un tank molto velocemente. Di certo troviamo anche Maxine, che sempre grazie a lei l'overdrive la boosta tanto. Uno dei recenti brawler su Brawl Stars è Clancy, che nella ladder del gioco, cioè le modalità per fare le coppe, veramente sfonda chiunque, ma in scrim viene facilmente counterato, specialmente da Willow e Barry, che praticamente non lo fanno giocare. Infatti, come potete vedere, sono entrambi tier 0. E andiamo ad allargare il tier 1 con Surge, o Energetic, insomma come lo volete chiamare. Surge anch'esso è un interessante anti-tank, o perlomeno si fidda facilmente con i tank. E una volta fiddato, beh, che dire, è un long range a tutti gli effetti ed è veramente anche stabile, quindi un brawler che nel suo ha una grande completezza. Altro tier 1, RT, uno dei brawler ultimamente un sacco piccati da quasi tutti i team che vanno a livelli alti a giocare. È un brawler interessante
forte perché va a supportare le kill, specialmente nelle mappe long range, come magari una alla luce del sole, Phoenix sfolgorante, Rupe di Bell, Piene delle stelle e così via, insomma, ci siamo capiti. Perfetto, e ora possiamo andare al tier 2, in cui per iniziare troviamo tutti questi 7 brawler. Ebbene, ve li ho messi tutti in una botta e vi spiego perché. Ero indeciso se metterli anch'essi nel tier 1, ma sono brawler meno giocati degli altri. Alcuni hanno avuto dei buff, come magari l'overdrive, o semplicemente anche un buff a livello di statistiche, e altro nerf che sono scesi dai tier più alti al tier 2. Bell, un long range super stabile che viene un sacco giocato. Bombardino, grazie al proprio gadget, va a dare supporto e in più grazie all'overdrive va a levare veramente dei danni interessanti. In più l'overdrive è molto grande. Lu, uno dei migliori anti-tank, specialmente in dominio. Lo si vede giocare anche recentemente in Brawl Ball, ma in dominio è proprio la sua massima espressione. Jesse, pick stabilissimo in rapina. Griff, che ultimamente sta venendo giocato praticamente in pong quasi tutte le mappe, perché comunque grazie al suo gadget va a sfondare la mappa. E in più riesce tranquillamente a tenere lontani i tank. E la povera Melody, che ha avuto un piccolo nerf ed è un po' scesa, però comunque in rapina rimane sempre solida. Nel tier 2 andiamo a mettere anche Colt, un DPS veramente molto forte. Va a recare dei danni assurdi questo brawler, veramente con gli ultimi buff che gli hanno fatto, che poi dio, ultimi buff risalgono a molti mesi fa, ma ha una ricarica dei colpi molto veloce. E come non poter aggiungere la ragazza di tutti, Piper. Troviamo anche Corvo, che ultimamente sta venendo molto molto usato, specialmente per counterare anche Colette, ad esempio in mappe come Canyon Boom Boom. Andiamo anche a inserire qualche anti-tank, ad esempio Nita sicuramente, Shelly sicuramente, Ems che ha avuto l'overdrive anche. Sono tutti e tre dei brawler con l'overdrive, e questo buff a tutti e tre si è sentito molto nel competitivo. Chi l'ha avuto prima, chi l'ha avuto dopo, in questo caso ad esempio Ems è l'ultimo brawler che ha avuto l'overdrive, e ultimamente sta venendo molto testata nelle scrim. Al lato competitivo veramente serio un po' meno, ma perché comunque ci sono dei pick migliori. Ovviamente mettiamo anche Sandy, che è sempre troppo rotta questo brawler. Una hit facilissima da far entrare, degli attacchi pure, e una ulti che mette tanto la pressione al team nemico, specialmente in Brawl Ball la giochi, fai gol. Non sempre, ma è un buon 80%, sì. Tocca anche mettere qualche tank, ad esempio come Buzz. Un altro tank che gli va a fare compagnia è Bibi, a cui anche lei l'overdrive ha dato una grande mano. In più è un brawler super completo, ha sia velocità, vita, danni e cura. E in più è un brawler veramente completo, uno dei brawler più completi di tutto Brawl Stars. E ci buttiamo ovviamente anche Gray, sempre stato uno dei migliori anti-squishy del gioco. Per squishy si intende brawler che hanno poca vita. Tier 2 arriva anche Ringhio, che diciamo è un Ricochet o Steca, come lo volete chiamare, un pochino più nerfato, che si incentra nel buffare i propri alleati. E quasi per finire andiamo ad aggiungere Miko, un brawler estremamente fastidioso. Insomma, la kill avviene di sicuro e ti porta in un vantaggio, siccome vai 3 contro 2 nemici. Veramente molto difficile da hittare, e gli 1v1 praticamente li vince sempre. Andiamo a inserire Chuck, un brawler da davvero molto particolare, perché viene giocato solamente in una modalità, cioè rapina, all'infuori di essa e nessun'altra. Non dimentichiamo anche Brock, un brawler che sta venendo giocato molto poco, ma comunque se deve rompere dei muri, deve allargare la mappa, è sempre utilissimo. E andiamo col tier 3, che vorrei fare anche una piccola parentesi. Tutti i brawler che andrò a mettere in questo tier sono comunque dei brawler che sono veramente molto utili e giocati. Non è che se sono così in basso, tra tante virgolette, sono schifosi. Anche nel tier 4 ci saranno dei brawler che ogni tanto vengono usati nei tornei, ma non che hanno lo stesso pick rate, la stessa importanza degli altri. Ad esempio iniziamo subito mettendo 8-bit, che oggi stavo guardando proprio una scrim dei totem contro gli CP, e le CP usavano questo brawler in Alla luce del sole, che è una mappa di KO, ed è un pick che non avevo mai visto come lo utilizzavano loro. Effettivamente non viene giocato, però loro ci hanno tranquillamente vinto, sia perché anche magari avevano Mandy e Kit nel team, che vabbè sono fortissimi, e questa era la loro comp. E vi posso assicurare che questa torretta è dietro un muro che non si può ittare, e buffa la Mandy è fastidiosa. Dopodiché andiamo con Tick in compagnia di Bo, e andiamo a inserire
anche gli altri lanciatori come Semino e Dynamike, che sono sì molto counterabili, però ehi, fanno il loro sporco lavoro. Ed ecco a voi tutto il tier 3. Allora, ho inserito Stuka, ragazzi, è un brawler che c'è poco da dire, molto facile da giocare e fa il suo tranquillamente. Gas, un ottimo long range e in più riesce anche a supportare il proprio team. Leon, ottimo assassino, mette una buona torretta con l'invisibilità, si feed overdrive, kill 1-2 assicurate. Eevee, ottimo long range, specialmente in mappe con l'acquetta in cui puoi andarci sopra. E in poche parole ci sono presenti in tutte le modalità, almeno una mappa con l'acqua, forse eccetto Brawl Ball. Il primo, ottimo tank anti-tank, riesce a vincere praticamente tutti i matchup contro Ash, Rosa, Daryl, Sam e così via. Spike, brawler molto facile da schivare i colpi, cioè da doggiare a livello competitivo, ma comunque stabile, fa il suo quando deve. Pocho, un brawler che si sta vedendo molto giocato, anche in tornei non troppo competitivi, ad esempio alcuni su Meccerino, e devo dire che è un pick che mi piace sempre vedere. Bea, vabbè, la conosciamo tutti, è un long range anti-tank, va bene. Non uno dei migliori, ma comunque ha un ottimo DPS, riesce a tenere stabile la lane, ci sta. Pam, un brawler che si sta vedendo molto meno giocato, ma più che altro per il metagame. Dopodiché abbiamo Lola, un long range anti-tank, molto utile alcune volte, piccata in rapina contro Colette. E per concludere, Carl. Carl perché? Perché è un brawler che riesce tranquillamente a gestire anche lane, diciamo, più chiusi, o perlomeno in cui altri brawler non hanno la sua tipologia di hit e quindi certi pinch non li riescono a fare. Più che altro tier 3 per il fatto che veramente piglia gli schioppi dai tank. E andiamo a concludere così la nostra fantastica tier list. Vi ricordo di poter lasciare un like e scrivere qui sotto nei commenti la vostra opinione. Ho finito per aggiungere qualche brawler in tier 4 e il resto, come potete vedere, in tier 5. Detto ciò, ragazzi, grazie alla compagnia, grazie al supporto, lasciate un bel like e un'iscrizione e ci becchiamo al prossimo video. Ciao bellissimi!